Ciao amiche, ciao amici, bentornati sul canale. Oggi video acquisti e try on haul su capi Shein, capi che ho acquistato chiaramente non in una sola, in un solo ordine, sono più ordini, che ho acquistato negli ultimi tempi proprio sul sito di Shein, questo sito di fast fashion, così dicono sul web, questo sito che sta spopolando, un sito che ci piace tanto perché ci consente a piccoli prezzi di acquistare dei capi molto alla moda e soprattutto a me piace tanto in quanto essendo comunque una donna curvy riesco a trovare degli abiti super sfiziosi, super carini e magari anche ad osare. Riesco anche in qualche modo a gettare un po' il cuore oltre l'ostacolo e andare un po' oltre la mia comfort zone. Infatti sono super contenta di questi acquisti. Adesso ve li mostrerò tutti, sarà una carrellata abbastanza lunga, quindi mettetevi comode perché ho realizzato anche dei piccoli video proprio per voi. Infatti sono tutta sfatta, scusatemi, ma ho indossato un sacco di vestiti stamattina, anche questi mini video, ho fatto delle foto, quindi insomma alla fine ragazze sono stanchissima prima di cominciare il video. Comunque partiamo da questo abito che, come potete vedere, è un abito bianco meraviglioso con queste maniche a sbuffo. Adesso ve lo vado a descrivere, vi farò vedere anche il video in sovrimpressione e la foto. Allora, questo abito, ci dice il sito. Ah, intanto scusate, ci vuole una doverosa premessa. Sul sito di Shein è molto semplice acquistare. Vi posso dire che io non ho reso niente fino ad ora. Ho fatto 3 ordini da Shein e non ho mai reso niente perché sono stata molto attenta a seguire le loro istruzioni. Che cosa intendo? Quindi la cosa molto importante per acquistare su questo sito e per non sbagliare è quella di prendere bene le misure del nostro corpo, quindi giro fianchi, giro vita, giro seno, giro manica. Insomma, alla fine poi per ogni capo ci sono delle le misure specifiche e ci sono anche le misure della modella per renderci conto, ma la cosa importante da ricordare è che ogni capo ha le sue misure, quindi se per un capo magari prendo la XL, non è detto che la 1XL, scusate, non è detto che io poi debba prendere la 1XL per tutti gli altri capi, perché ogni capo ha la sua taglia. Quindi infatti vedrete in questo video che io ho acquistato dei capi in 1XL mentre altri capi in 2XL, e vi posso dire che effettivamente possono variare anche di tanto, e dovete andare sempre a controllare per ogni capo le misure espresse e poi leggere le recensioni, perché tramite le recensioni si capisce pure se un abito tende ad essere più grande, diciamo della misura espressa, oppure se tende ad essere un pochino più piccolo. Una cosa importante da ricordare su Shein, cioè da far notare, che questi abiti arrivano in delle buste, a parte sterilizzati, arrivano comunque sterilizzati, perlomeno così dicono loro, ma io penso di sì. Devo essere sincera, non ho sentito odori particolari, anzi, cioè gli abiti erano proprio in odore, e arrivano in queste buste super super comode che poi io vado comunque a conservare perché vedete hanno una chiusura molto comoda. E questi sono molto utili per tenere gli abiti in ordine, anche per le scarpe. E sono molto molto utili anche in viaggio, devo essere sincera. Poi c'è da dire un altro fatto, che gli ordini sono tracciati, quindi voi potete seguire tutto l'iter del pacco dalla Cina fino qui in Italia, e molte volte alcuni capi li hanno nei magazzini europei, quindi arrivano anche prima dei soliti 10-12 giorni lavorativi. Infatti mi ricordo che quando feci l'ordine a maggio mi arrivò un pacco dopo quasi 5 giorni. Perché? Perché quell'abito era già presente in un magazzino europeo. E poi c'è da dire un altro fatto: non si paga assolutamente la dogana perché Shein ha dei magazzini in Europa, quindi la dogana non si paga. E c'è un'altra cosa importante da ricordare, che ci sono spessissimo degli sconti, dei codici
di sconto che voi trovate direttamente sul sito, a seconda poi della tipologia di ordine che fate, cioè della spesa che avete intenzione di fare, avete un 15%, un 10%, un 20%, è chiaro che... Va bene, allora cominciamo, poi magari nel corso del video vi spiegherò come mi sono, come ho cercato insomma di capire. Ecco, allora, questo abito che sto indossando, che è stupendo, cioè a me piace tantissimo, oltretutto con l'abbronzatura è magnifico. Adesso voi chiaramente mi vedete più bianca, io sono molto più abbronzata di quello che vedete voi, però sapete che le luci e la telecamera tendono proprio a sbiancare la persona, quindi diciamo che il mio colore reale è quello che vedete nel video che vi metterò in sovrimpressione. Allora, questo capo bellissimo, io mi sono innamorata di questo capo, tra l'altro è freschissimo. E questo, adesso un attimo che lo cerco, viene descritto dal sito come abito con spalla in tulle con manica sbuffo, se infatti, come potete vedere. E qui ci dice che il dettaglio, cioè ci dice in dettaglio che c'è il contrasto mesh, il ricamo e trasparenza nella parte superiore, vabbè, poi vedete dal video. Il tessuto non è elastico, però è comodo, vi posso assicurare. Dice che ha una forma normale, che è corto, però in realtà non è tanto corto perché io sono alta 1,65, quindi sono un'altezza, dovrei rientrare nell'altezza media, spero. In realtà sì, un po' corto, ma non è niente di trascendentale. Comunque sappiate che io con gli abitini in estate, anche per una questione igienica e per sentirmi più a mio agio, spesso indosso dei pantaloncini o dei ciclisti, insomma, un qualcosa che mi faccia sentire pure più a mio agio. Infatti con questo abito ho acquistato dei pantaloncini bianchi perché è leggermente trasparente, come potete vedere, insomma, nella parte inferiore anche leggermente trasparente. Io comunque indosso l'intimo bianco e poi un pantaloncino bianco. Questo ha una scollatura V, vabbè, tipo di manica a palloncino, stupendo, meraviglioso, cioè troppo chic. Io chiaramente qui ho messo vedete, ho messo una spilla perché è un pochino scollato, non mi sento insomma di portarlo troppo scollato, ma questa è una questione personale. E quindi che dire, io ho acquistato la 1XL di questo capo e devo dire che per me è perfetto, cioè calza alla perfezione. Oltretutto ha una cerniera al lato questo abito qui. Allora andiamo avanti. Adesso vi mostro un altro abito che amo alla follia, ho già indossato tantissime volte, infatti guardate qui ho la montagna. Allora questo qui, ragazze, è meraviglioso. Adesso vi faccio vedere perché ha anche la parte posteriore molto molto carina. Allora, un attimo che devo riagganciare. Allora, questo qui, guardate che bello che ha queste balze. Naturalmente vi metterò in sovrimpressione il video, così potrete capire meglio. Questo, guardate, con queste bretelline. Poi la cosa bella nella parte posteriore c'è questo scollo, cioè, che comunque è abbastanza, diciamo, sensuale, però allo stesso tempo non è volgare. Vedrete pure dalla foto. E questo abito, adesso andiamo a vedere come ce lo descrive il sito di Shein. Naturalmente vi metto poi tutto, eh. Allora, questo abito lo descrive come abito con bretelle sottili, con orlo strato, sì, infatti è doppio strato, e con taglio indietro. Poi dice che il tessuto in questo caso è leggermente elastico, è vero, e io di questo ho preso anche una 1XL, devo dire che mi è molto comodo. Comunque sempre il solito discorso che è un po' trasparente sulla parte superiore, no, sulla parte inferiore no, però sulla parte superiore è un po' trasparente, quindi io chiaramente indosso un reggiseno bianco e ci sta veramente benissimo, vedrete pure dalla foto e dal video. E questo, diciamo, vediamo un po' che tipo di tessuto, vabbè, è sempre un tessuto sintetico, non aspettiamoci cose pazzesche, però è un 95 poliestere, 95% poliestere, scusate, e un 5% elastane, infatti è un po' elastico, è molto comodo come abito. Ok, andiamo avanti.
Nel frattempo sto facendo la montagna qui. Adesso vi mostro quest'altro abito carinissimo, molto molto bello. Vi faccio vedere in sovraimpressione l'indosso e la foto. Ah sì, poi scusate. Vabbè, si vede che non sono abituata a fare questa tipologia di video, mi perdonerete. Sia con l'abito bianco che vi ho, con questo, che con l'abito che vi ho appena mostrato, indosso questa splendida cintura, sempre presa da Shein. Guardate che meraviglia, guardate che bella. E con questo particolare di foglie e perle, meraviglioso. E poi si attacca sul di dietro con questi nastrini. È meravigliosa questa cintura, ragazze, la sto usando tantissimo e mi stanno facendo tantissimi complimenti. E la uso soprattutto con questi due abiti, devo dire. E no, ma anche con un altro abito che vi farò vedere. Allora, e qui, ragazze, non ci sto capendo più niente perché è praticamente una montagna di roba da farvi vedere, non so da dove iniziare. Ok, allora adesso vi mostro l'altro abito, molto bello, questo è molto fresco, devo dire. Questo qui, guardate che meraviglia di abito, guardate che bella stampa, meravigliosa. Sono stata colpita soprattutto dalla stampa, che è stupenda, e chiaramente dallo scollo, che è molto molto carino. E vediamo un po' come ce lo descrive Shein. Allora, lo descrive come abito floreale con spalle scoperte. Il colore albicocca, anche se in realtà a me non sembra tanto un albicocca, ma sembra più un beige scuro, ma comunque va bene lo stesso. E devo dire che sull'abbronzatura, cioè questi abiti, come vi ho già detto, danno proprio il meglio di sé con l'abbronzatura. E anche questo, ragazzi, ha un bellissimo effetto con l'abbronzatura. E questo qui è 100% poliestere, non è elastico, e di questo ho preso la 1XL, se non erro, e devo dire la verità, è molto molto comodo, ragazze, molto molto comodo, anche perché vedete, ha questo elastico in vita. E io poi spesso e volentieri ci applico questa cintura presa sempre da Shein, stupenda, con queste foglie, vedete che bellina. E questa è una cintura elastica, è molto molto comoda, tra l'altro. E quindi, ragazze, che dire, meraviglioso. Allora, andiamo avanti, non ci sto capendo più nulla, non sono brava a fare questi video, però l'ho voluto fare perché ci sono diverse mie amiche che me l'hanno proprio chiesto, anche perché, insomma, volevano sapere proprio come acquistare su Shein. In questa maniera, magari mettendovi anche in sovraimpressione le immagini del sito, vi potete orientare meglio. Allora, poi abbiamo un altro abito carinissimo, molto fresco, devo dire la verità, ragazze, e sono stata super contenta di essere andata oltre la mia comfort zone, perché ho aperto l'armadio prima di acquistare questi vestiti. Ho aperto l'armadio e ho visto che in realtà, cioè di abiti chiari, bianchi, non avevo nulla. Allora ho detto no, voglio osare, visto che il prezzo non è elevato, e comunque i prezzi li vedrete in sovraimpressione, sono prezzi molto molto abbordabili. Ho detto anche per andare al mare, magari da mettere come copricostume, ma io ci sto proprio uscendo con questi abiti perché mi trovo benissimo. Ecco, questo è un altro abitino molto carino, tutto fiorato, guardate che bello, con queste manichine a sbuffo. Poi c'è anche, guardate che bel dettaglio qui del fiocchetto, molto molto carino, comunque vedrete meglio in sovraimpressione. E poi c'è una cintura che va incrociata sul davanti, io perlomeno la incrocio sul davanti e poi la annodo dietro, cioè guardate che bello. E questo qui, vediamo un po' Shein come ce lo descrive. E questo qui cioè, lo descrive come abito con manica a sbuffo Dizzy floreale. No, ma è veramente carinissimo, ragazze. Questo non è elastico, ha una forma normale e la lunghezza è al ginocchio, considerate appunto che io sono alta 1,65 m. La composizione è 65% poliestere e 35% cotone. Infatti, ragazze, è freschissimo, cioè questo abito è veramente molto molto fresco. Devo dire la verità, l'ho già indossato più volte.
A parte che è super super comodo, oltretutto io di questo prenderei pure una taglia in meno. Credo di aver preso, adesso non mi ricordo bene, forse la 2XL o la 1XL, ma comunque è molto ampio come abito. Però ci sta pure alla fine, perché questa è una tipologia di abito che va bene. Scusatemi, devo vedere, devo controllare un attimo la taglia. Sì, no, di questo ho preso la 2XL, però avrei potuto prendere anche la 1XL. Vi posso assicurare che è una taglia in meno, cioè avrei dovuto prendere la mia taglia, che è la 1XL, perché è super ampio come vestito. Però va bene lo stesso, perché avendo queste. Avendo le molle, secondo me alla fine va bene comunque. Però non so per quale motivo ho voluto prendere la 2XL, perché di questo ho preso la 1XL, dell'altro la 1XL, però così per essere tranquilla, ma effettivamente è un po' larghino, però va bene lo stesso. Allora andiamo avanti. Un altro abito stupendo che ho voluto prendere è rappresentato da questo qui. Qui vabbè, c'è da ridere, perché non appena l'ho indossato, adesso ve lo faccio vedere, lo vedete in sovraimpressione. C'è questo abito, vedete, che ha questo scollo a barca, molto carino questo abito, è plissettato, è un po' difficile adesso da farvelo vedere, è un po' lungo, arriva un po' sopra la caviglia. Quindi è questo abito, devo dire ragazze che è bellissimo. All'inizio ero un po' in forse, volevo con i giusti accessori, secondo me ha un effetto bellissimo. Infatti, come potete vedere dal video, ho applicato la prima volta questa bellissima cintura, così per sdrammatizzare un pochino l'abito, e poi in un secondo caso ho applicato questa rosa, che per me è un jolly, la utilizzo spessissimo quando ho magari una scollatura troppo ampia, oppure per arricchire un abito. Così aggiungo questa rosa, che è praticamente una rosa di stoffa, che ha due possibilità di attacco. Quello con la specie di clip così, e poi ha chiaramente l'attacco a spilla. E devo dire che nel secondo caso che vedrete, secondo me l'abito è ancora più bello, perché ho applicato una cintura di quelle che si allacciano dietro, un po' a gioiello, e poi ho applicato questa rosa. Secondo me fa un bellissimo effetto questo abito, ditemi voi. È anche molto semplice da stirare. Ecco, devo dire la verità, io questi abiti li ho tutti lavati e stirati. Non ho avuto problemi nello stirare questi abiti, anche se questo per esempio è plissettato, ma devo dire che è stato semplicissimo stirarlo, e io non sono bravissima a stirare, quindi anche da questo punto di vista mi sono trovata benissimo. Andiamo avanti, un altro abito, di questo ho preso la 1XL. Un altro abito che ho voluto acquistare, diciamo che la 1XL, questo non è elastico, diciamo, è proprio azzeccato. Un altro abito che ho voluto acquistare, ragazze, è che è, diciamo che mi va proprio. E questa è la 2XL, se non erro. Sì, di questo ho preso la 2XL. Vedete che cambiano? Cioè, cambia, ogni abito ha le sue misure. E questo qui, che non è affatto elastico, ma è stupendo, cioè guardate che meraviglia questo abito. E questo abito, diciamo che è proprio azzeccato, perché non è, devo dire, non è per niente elastico, quindi alla fine comunque quando c'è un po' di elasticità, cioè quando l'abito è un pochino elastico, è pure più facile poterlo indossare. Quindi in questo caso, quando vedete che nella descrizione c'è scritto non elastico, secondo me dovete essere ancora più attente nell'acquisto. E questo, ragazze, è stupendo, guardate, è meraviglioso, ha questo fiocco sul davanti, un fiocco enorme, cioè molto bello. E chiaramente ho applicato, dato che è molto scollato, devo essere sincera, io non mi ci trovo, non mi ci sento, insomma, poi chiaramente è una cosa personale. Ho applicato la rosa qui, come potete vedere dal video, e devo dire che anche questo è molto bello, è ben foderato. La parte inferiore è molto ben foderato e quindi non è trasparente. La parte superiore, chiaramente, secondo me bisogna sempre indossare un reggiseno bianco, io penso più bianco che color carne, perché con il bianco sta benissimo, cioè questi abiti con il bianco stanno benissimo, con l'intimo bianco dico. Quindi devo dire, ragazze, pure questo molto molto bello.
Come potete vedere, qui ho una montagna di roba e un altro abito molto carino che ho acquistato è questo qui con l'incrocio davanti, un abito nero, molto semplice, però allo stesso tempo, ragazzi, è molto molto elegante. Guardate, questo si incrocia davanti, cioè quando lo acquistate arriva così, però va incrociato poi dietro al collo. Adesso vi faccio vedere la clip. E questo qui, ragazze, diciamo che è un tessuto un po' caldo, questo devo essere sincera, però sempre il solito discorso, è molto scollato sul davanti, poi ha la parte posteriore che è stupenda, perché non vi ho fatto vedere, però la parte posteriore, guardate, è tutta scoperta. Poi va bene, vi farò vedere l'immagine sul sito di Shein. E questo viene descritto come abito taglie forti, monocolore, spalline incrociate. Però ragazzi, questo abito fa veramente un figurone, pur essendo un abito semplicissimo nella sua concezione. Ed è questo è elastico, ho acquistato una 1XL e va bene. È 100% poliestere, lascia la schiena scoperta e va bene, ha queste spalle incrociate, queste spalline incrociate che lo rendono molto particolare come abito. E io aggiungo poi in vita questa cintura gioiello sempre presa da Shein con questa non so, è un'ape? Sì, mi sembra un'ape. Sì, certo, qui c'è che questa la perlina è un po' storta, ma non fa niente. Il resto comunque per il resto è fatta molto bene e mi piace tantissimo perché questa cintura proprio dà quel quid in più all'abito e quindi sono molto soddisfatta. Vedete anche dalla foto e dal video, ragazze, questo abito è molto bello, pur costando così poco, però da non lo so, conferisce un'eleganza alla figura pazzesca. Allora, amici, mi sono resa conto che sono tantissimi abiti e quindi ho deciso di dividere il video in due parti, parte 1 e parte 2. Nella seconda parte vi mostrerò gli abiti più eleganti, cioè quelli che ho indossato anche in eventi particolari, come cene per comunioni, sempre all'aperto naturalmente, come cene per comunioni, anche per la comunione di mia figlia. Quindi poi vi mostrerò insomma anche gli accessori e tutto quanto, perché mi rendo conto che il video potrebbe diventare troppo noioso. E quindi se vi è piaciuto questo video, mettetemi un like, mi raccomando. E io come sempre vi auguro una splendida e radiosa giornata. Un bacione!